Oggi veramente il giorno di Sant'Andrea Apostolo e si inaugura a Tivoli questa chiesa, nel senso che si riapre dopo tanto tempo, dedicata proprio a Sant'Andrea Apostolo, ed è un'occasione unica. Si sta tenendo adesso la processione della Madonna di Lourdes e poi inizierà qui la cerimonia, quindi ne approfitto giusto un po' prima per farvela vedere, perché è stata aperta dopo tanto tempo. È una chiesa medievale che sorge praticamente su dove era un palazzo, si dice, della madre di San Gregorio Magno. Peraltro qui anticamente c'era il tempio di Diana. Proprio per caso mi trovo qui, nel senso che l'ho saputo per caso e poi mi ci sono recato, avendo oggi il tempo, che è un sabato. Ecco, qui è la raffigurazione di Sant'Andrea Apostolo, che è stato crocifisso in questa croce a X, no? Che poi simboleggia anche la bandiera della Scozia. È una chiesa molto bella, che deve essere tuttavia ancora rifinita. Qui è un'immagine della un quadro, un'icona, diciamo, di una Madonna scura, afferente appunto ai secoli passati, non bizantina comunque. Tante cose devono essere rifinite in questa chiesa, però è stata rifatta la copertura, sono state fatte alcune migliorie e quindi, diciamo, è stata messa in sicurezza. Questo è il vano che precede la sacrestia, un altro quadro di Sant'Andrea, Cristo Redentore, e poi qui San Pio, credo sì, San Pio da Pietrelcina, in questo altarino, e nulla, qui ci sono i simboli afferenti alla crocifissione. Oddio, qua, ecco qui. Sì, le colonne poi peraltro sono pure molto antiche, sono già disposte le telecamere, perché fra poco ci sarà l'inaugurazione col Vescovo Parmigiani. Ripeto, tante migliorie andranno fatte. Qui credo sia un Sant'Elia, ma mi posso sbagliare. Sì, perché ci sono anche dei quadri interessanti, alcuni devono essere anche risistemati e restaurati. Io vi abbraccio, però prima di abbracciarvi vediamo se vi posso far vedere qualche altra cosa. Qui, insomma, due sepolcri antichi di epoca medievale, e qui c'è Papa Giovanni Paolo II con Cristo Misericordioso. Non male questa tela, ovviamente recente, diciamo abbastanza esplicativa. Tra l'altro lui istituì la festa della Divina Misericordia. Vi abbraccio, ciao!